Mi confermi che generalmente i doppiatori non mangiano prima di lavorare come gli attori? C'è una dieta molto precisa che bisogna rispettare. Che non è basata sul kebab. No, non propriamente. Dai, davvero, cosa mangiate prima di fare un doppiaggio? Allora, prima ci sono soprattutto delle cose da evitare. Bibite gassate, presumo. Ma quello è soggettivo, le bibite gassate Dipende da cosa devi dipende doppiare. da cosa devi doppiare. Ci sono certi film demenziali che va benissimo Scary versione movie, queste cose qua. così. Si parte così. Io non li so fare, i rutti e le cose a comando, quindi ogni tanto si chiama anche qualche esterno. Se si esce dalla sala si fa, oh, chi è che sa fare rutti a comando? Qualcuno entra, lo fa io, fischia la pecorara, ok, vieni pure te. Ma E dai. sì, perché ci si arrangia, insomma, non tutti hanno certe capacità. E certo, anche perché lì non c'è l'immagine, quindi comunque l'audio chiunque riesce a produrre. Esatto, chiunque ci riesce è buono, insomma. Ma non esistono gli effetti speciali per quello, cioè quelli suoni Sì, ma se lo campionati. devi fare a sync, che fai? E quindi hai bisogno di qualcuno che gli stringi Esatto. la manina, come si faceva una volta, e tira Bravo. il dito. Dicevamo, niente cioccolata. Niente cioccolato. Perché? È perché lega. Lega e aumenta la salivazione. Come anche la liquirizia. La liquirizia aumenta tutta la salivazione e quindi poi si Sempre avrebbero lì. gli schiocchetti, le cose che non, assolutamente non vanno bene. Carciofi te li puoi dimenticare. Per l'aerofagia? No, No. no, perché non riesci più a parlare, un belli così, un po'. Coi carciofi. Quei Ma carciofi. io ci parlo coi carciofi, a volte mi rispondono Ah pure. sì? Sì. Sono simpatici. Vabbè, abbiamo preso una piega un po' troppo ridere. No, non che a parte. Poi le Davvero, qui. Per melanzane, lo stesso motivo? stessa cosa, gli spinaci, tutto ciò che contiene ferro ed ha banana, la banana è una delle pe cose peggiori, cioè non parli proprio più, ti si incolla la bocca. Anche se ci bevi sopra, Sì, se. fa niente, rimane. Rimane La lungo la visione. bocca, tu dici, ma parla, parlo, sì, normalmente, ma poi quando stai davanti a un microfono, poi la vedi la differenza, cioè la senti la differenza. Perché non hai quel Non hai suono quella, non pulito, è suono quel. pulito, la salivazione è alterata, la velocità di scansione ogni singola vocale e consonante è rallentata. Tutto ciò che può legare te lo devi Scordare. scordare. Cioè, te lo mangi dopo quando hai finito la giornata, la sera, vabbè, te mangi quello che te pare. Ma prima di entrare in sala queste cose, addirittura ad alcuni anche il caffè fa questo effetto. Ma dai, forse per i residui, e invece a questo punto cos'è che potete mangiare liberamente? Dice, guarda, mangia quello che non. Tutto quello che frutta, tutta la frutta, vabbè, se eviti l'aglio magari è bene per i colleghi, insomma. Anche perché lì state veramente tutti attaccati, Tutti attaccati in immagino. una sala insonorizzata, praticamente sigillata, quindi Ossigeno. ossigeno è quello che Quindi anche per questo il discorso dei carciofi, perché insomma, quindi anche quello che potrebbe appesantire particolarmente. Tutte le altre cose si possono mangiare, tipo pasta, il sugo normale, le cose, tutto va bene. Tranne quelle cose lì che hanno questa E particolarità. vale per tutti, nel senso È non. sempre soggettivo, è sempre soggettivo. C'è chi mi ha detto che, ma io mangio la cioccolata, a me succede niente, a me non me ne frega niente. E si beve molto prima di fare un doppiaggio, cioè per esempio molte volte in radio lo si fa, proprio per avere questa libertà. Io durante bevo tanto, abbastanza. Cioè, cerco di bere il più che posso. Però ho notato io invece che a volte, bevendo un po' di meno, va quasi meglio a volte. Non so perché. Vedi? Come ti dicevo, è soggettivo. Ognuno ha il suo corpo che In modo reagisce in modo diverso. diverso.